Il nomade digitale, cioè qual è la tua definizione del nomadismo digitale? Questo mi sa che te l'avevo detto anche durante il premio Play. Per me è libertà, cioè essere nomade vuol dire essere libera. Appunto, come dicevo, il fatto che io ho vissuto, non so, ho vissuto in Messico, ho vissuto in Indonesia, in Thailandia, Colombia, Ecuador, Perù, Argentina, cioè il fatto di aver fatto tutte queste esperienze grazie al mio lavoro, per me è pura libertà. Però penso sia anche molto personale, cioè per me questa è una cosa bellissima, è una cosa appunto che mi dà libertà, mi dà felicità. Però, come dicevi tu, per tante altre persone essere un nomade potrebbe essere molto destabilizzante perché non hai affetti vicini, cambi ogni volta posto, insomma, cultura, devi riambientarti ogni volta, quindi può essere molto stressante per altre persone. Per me, però, c'è proprio libertà. Io, appena parlo di nomadismo, inizio a sorridere perché anche qui ora sono a Fuerteventura un po'. Perché è stata un po' la mia seconda scelta, perché io solitamente in questo periodo dell'anno me ne vado in Indonesia, me ne vado o in Sud America o in Asia, però appunto con la situazione Covid sono rimasta vicino casa e tutti mi parlavano delle Canarie, cioè da anni praticamente, però a me le Canarie, boh, forse perché erano troppo vicino a casa o non lo so, mi immaginavo come un posto per vecchi, non lo so perché. E sono venuta qua e invece è un posto bellissimo ed è completamente diverso da ciò a cui sono abituata, perché qui ci sono molte montagne, molti vulcani, c'è cioè molto deserto, invece sono molto abituata alla giungla. E quindi per me anche stare qua, anche se non è la mia natura preferita, diciamo, è bello perché non sono mai stata in un posto come questo. E sono curiosa di andare a vedere ora le altre isole, e poi non so, magari tornare in Marocco e poi andarmene in Portogallo. Non lo so, è un continuo andare alla ricerca di cose nuove. È un movimento.